Nathan Ever numero 87. Terrore dal sottosuolo. L'ascensore è guasto da tempo, ogni volta che vengo qua su perdo un chilo. Ma la signorina Grazia può tenere il suo zoo di mutanti solo all'ultimo piano. Sapete, ha bisogno di un bel terrazzo grande e arioso. Clac. I suoi animali sono tutti di gran pregio, incroci mai più ripetuti. E la signorina li ama alla follia. È strano che non sia in casa e che non si sia accorta di quella perdita d'acqua. Wow, ah. Attento, vi aiuto ad alzarvi. Che cos'era quella roba? Era uno degli animali, ma è strano. Non è mai scappato uno, neppure quando la signorina è via. Avanti, accendete la luce, vediamo che diavolo succede. Guarda. Clic, guarda. Ma cosa? Dannazione, guarda. Grarg. Ah, aiuto, aiuto. Suisarg. Dannazione, devo chiamare qualcuno. Clark, chiama la polizia. Gli animali di Grazia sono impazziti. Abbiamo portato al sicuro gli animali mutanti sopravvissuti, sono in pessime condizioni, ma li salveremo. Che cosa li ha resi così aggressivi? La fame, Danny, la fame e la mancanza di un affetto a cui evidentemente erano abituati. Chiunque li abbia abbandonati lo ha fatto per ragioni al di fuori della sua volontà, perché prima li trattava da rare. Coccolandoli, curandoli come raramente ho visto fare. Scusate. Cosa c'è, Susan? Tutto indica che la donna sia uscita senza sapere che non sarebbe tornata. E c'è un messaggio al videotelefono. Grazie, dottore. Fatemi sapere se trovate qualche altro elemento per risolvere il caso. Contateci. È una chiamata di ieri e non ci sono altri messaggi. Ecco, siamo pronti. Pip. Ciao, grazie, sono Olga. Mi spiace non trovarti in casa, mi spiace davvero. Io sto bene e ho un sacco di cose da fare. L'organizzazione dell'incontro mi sta portando via molto tempo. Ah, non che mi lamenti, ma non riesco a rintracciare Mike. Comunque non vedo l'ora di rivederci tutti insieme. Appena rintraccio gli altri ti faccio sapere la data, così potrai partecipare anche tu alla nostra riunione di famiglia.
Terrore dal sottosuolo. 15 anni fa, nel gigantesco villaggio turistico chiamato La Giungla. La Giungla Hotel. È il terzo giorno della nostra gita ed è finalmente arrivato il momento di esplorare le grotte. Questi cunicoli scavati dall'acqua per millenni. Si insinuano nelle viscere del sistema montuoso sul quale sorge la giungla. Francine. Francine, ti prego, smettila di parlare nel registratore. Guarda, Mike, che l'idea di tenere un diario registrato dalla gita è stata tua. Piantatela di litigare voi due ed atterrata a Sigmund del vostro registro. Sorridete. Cerchiamo di non distrarci, per favore. Vorrei riuscire a sentire le spiegazioni delle meraviglie che vedremo. Hai ragione, grazie, scusa. Dai, muoviamoci, stiamo perdendo il gruppo.